Niente scorta, niente auto blu, i parlamentari 5 Stelle arrivano ad Avellino come fossero semplici cittadini ed in effetti è quello che loro da sempre rivendicano, cittadini che fanno politica. Nel capoluogo ci arrivano per una serie di iniziative che hanno l'obiettivo di portare le emergenze dell'Irpinia sotto i riflettori della politica nazionale. I parlamentari hanno anche fatto un tour attraverso le opere incompiute del capoluogo, a partire dal tunnel per arrivare fino al mercatone. Centrali nell'attività dei pentastellati restano le tematiche ambientali. È chiaro che come opposizione, visto che c'è stato il matrimonio tra PD e PDL per escluderci da tutte le decisioni importanti, è chiaro che ci rende difficile il nostro operato, però sicuramente le proposte sono nere su bianco. Noi aspettiamo che anche gli altri facciano delle proposte interessanti, siamo pronti in qualsiasi momento per risolvere le problematiche, ad unirci per un futuro migliore per questa provincia. Speriamo che qualcuno si muova oltre noi. Voi avete insistito molto in questi mesi sul problema ambientale, dalla Valle del Sabato all'isochimica, alle tante questioni aperte in provincia di Avellino. Il Movimento 5 Stelle credo che oggi sia l'unica realtà che si occupa dell'ambiente in maniera diretta, cioè siamo rimasti l'unico partito che ha a cuore la difesa dell'ambiente. Difesa dell'ambiente significa difesa della salute, abbiamo le notizie dell'acqua non potabile nel comune di Solofra di questi giorni, abbiamo il problema dell'isochimica, le aziende non vengono ad investire, questi sono i problemi che ci affliggono, il problema salute e il problema del lavoro, che sono collegati naturalmente al problema ambientale. Noi siamo focalizzati su questi problemi per risolverli. Onorevole, lei in commissione ha portato avanti una delle battaglie del Movimento 5 Stelle che riguardano la provincia di Avellino, in particolare la città, quella del prepensionamento per gli ex operai dell'isochimica, una battaglia che però non ha avuto il successo sperato. Sì, abbiamo, a parte la nostra proposta di legge, abbiamo avuto la possibilità con la legge di stabilità di proporre l'emendamento per quanto riguarda il prepensionamento per chi è affetto da asbestosi. Non è stato neanche posto in discussione perché è stato dichiarato inammissibile come argomento, nonostante nella legge di stabilità si sia parlato anche di salvaguardia per gli esodati, quindi il discorso pensioni era attinente. Avete in mente di riproporre questa proposta in qualche modo? Non appena ci si ripresenta la possibilità, sicuramente, sì. Uno dei problemi del Movimento 5 Stelle è proprio questo, che le proposte spesso incontrano l'opposizione degli altri. Come si può fare? Si può fare che se c'è l'appoggio dei cittadini fuori dalle istituzioni, fuori dai palazzi, la nostra forza si sente. Abbiamo vinto la battaglia del 138, quindi perché non andare avanti in questo senso?